Hear the worshiper where's all of my praise I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God here we go Stiamo trattando il soggetto Gesù il ricostruttore delle vite spaccate. Quanti di noi abbiamo bisogno che Dio ricomponga la nostra vita, metta la, le nostre vite in ordine, guarisca le nostre vite e così via. Stiamo trattando dal libro di Neemia la ricostruzione delle mura della città. Stiamo trattando in particolare la ricostruzione, il restauro delle diverse porte, iniziando con la porta delle pecore, abbiamo trattato la porta delle pecore, che era la prima porta ad essere restaurata, la seconda porta ad essere restaurata, questo in Neemia capitolo 3 per coloro che lo cercano. E la seconda porta ad essere restaurata è la porta dei pesci. Eh, la porta delle pecore rappresenta il nostro rapporto con Dio, con il buon pastore, noi come pecore del Signore. Eh, la porta dei pesci rappresenta la nostra testimonianza. Quando la Scrittura parla di pesci, parla di coloro che ancora devono uh, venire al Signore. Uh, ma le persone vengono al Signore attraverso la nostra testimonianza. E che Dio ci dia veramente una testimonianza verace, autentica, genuina. Eh, volevo continuare, ma il Signore mi, mi sprona ad andare oltre. Eh, la prossima porta ad essere restaurata era la porta vecchia. Diciamo insieme la porta vecchia: c'era la porta delle pecore poi ricostruivano il muro che portava alla porta dei pesci, ristauravano la porta dei pesci, poi ricostruivano il muro, fino a quando arrivarono a questa terza porta, era la porta vecchia. E riflettendo su, questo, su questa porta e cosa possibilmente potrebbe comunicarci, Noi abbiamo fatto una scelta e credo che la maggior parte di voi uh, l'avete fatta, in quanto noi abbiamo scelto di non guardare indietro, di noi? Okay. Uh, abbiamo scelto di non guardare indietro perché vediamo nel nostro passato sia a livello personale, sociale, uh, ma anche a livello spirituale, alcuni vedono delle limitazioni, dei, dei, dei limiti, vedono degli ostacoli nella loro vita e guardando il passato, anche se è stato buono, eh, molti di noi preferiamo non ritornare indietro, anzi ogni giorno che Dio ci offre è un giorno per avanzare, non è un giorno per indietreggiare, siamo d'accordo. Eh, eh, apriamo le scritture in, adesso in... Eh, Primo Giovanni, se non sbaglio, primo Giovanni, leggeremo dal capitolo 2, primo Giovanni, capitolo 2, vediamo se il versetto 7. Okay. Leggiamo il versetto 7, primo Giovanni, l'epistola di Giovanni, primo epistola, capitolo 2, versetto 7, dice così Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio. Non vi scrivo un comandamento nuovo, ma vi scrivo un comandamento vecchio. Che avevate dal principio. Il comandamento vecchio, diciamole insieme, il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. Credo che tutte le generazioni, almeno c'è un residuo che proviene da una generazione precedente, che ha fame per cose nuove. Io sono tra questi, o sono sempre affamato che Dio faccia qualcosa di nuovo. Quanti, quanti noi abbiamo fame che Dio faccia qualcosa di nuovo? Quanti noi ci siamo stancati con le cose vecchie? Eppure eh, a volte buttiamo fuori, buttiamo il bambino con l'acqua sporca. E, se mi avete capito, avete capito questo che cosa voglio dire? A volte noi voglio, per... per Amore di qualcosa di nuovo e per una fame che abbiamo di cose nuove, saremo anche pronti a sacrificare le cose che hanno, hanno fatto, hanno costituito la nostra vita. E prima di noi, ci sono stati movimenti in questa città che si tratta della, degli anni, forse, 1900, sia dall'inizio del 1900. Ma c'è stata una testimonianza, se non sbaglio, iniziata col fratello Lombardo. Quel fratello Lombardo poi è venuto all'assemblea di Dio, ha stabilito, c'è il fratello Crisa Fulli, c'è il fratello Femminò che era qui presente negli anni 40 e 50, e poi c'è stato mio papà. Dio se ne è usato di servi per portare avanti la sua opera e non si è mai lasciato senza testimonianza. E però voglio che facciamo una differenza perché Dio desidera restaurare qualcosa a noi. Ripeto, è come se avessimo messo, buttato fuori, buttato il bambino insieme all'acqua sporca. Cioè delle cose che noi ci siamo portati dietro, magari oggi non... Diciamo il Signore mi ha portato oltre e noi ringraziamo Dio per tutto ciò che Egli ci dona costantemente, nuove rivelazioni, come ci apre gli occhi, ci apre lo spirito ed è straordinario. Ma Giovanni dice, io non vi sto dicendo, non vi sto scrivendo un nuovo comandamento ma un vecchio comandamento noi non vogliamo dimenticare i principi che, che hanno sostenuto l'opera di Dio per gli ultimi duemila anni forse non siete convinti sapete io odio la religiosità la odio con una passione credo che lo sapete per adesso. Io odio la religiosità e odio le tradizioni. È come se il Signore non potesse mai fare qualcosa di nuovo: perché una volta che fa una cosa la deve fare sempre alla stessa maniera e questo è, è come un lugna incannata, è come qualcosa che stona nella nostra vita. È come qualcosa nella nostra vita che invece di darci speranza, eh, desidera appesantirci, invece di darci un, mo un momento per correre verso il destino che Dio ha preparato e programmato per la nostra vita, vogliamo fare dei passi indietro perché è come se noi avessimo mancato di rispetto a qualcosa del nostro passato. Stiamo attenti a non mettere fuori... I principi di Dio insieme alle tradizioni del passato. Allora. E questo è qualcosa che mi pesa e credo che sia qualcosa che pesa al Signore. E perché io anche a volte sento dire, ascolto persone che dicono di religiosi, sappiate che di religiosi sono i frati e i dosoro. E Giovanni dice io non vi sto qui a parlare o a dirvi una cosa nuova, anzi, perché lui parlava del comandamento di Dio: amate il Signore, Dio, amate Dio vostro, Dio vostro con tutto il vostro cuore, con la mente, come abbiamo detto, questo, questo è il principio di Dio, certo che lo dobbiamo fare e dobbiamo amare il prossimo come noi stessi, certo che lo dobbiamo fare, ma la cosa fondamentale è di non dimenticare, su, non dimenticare quelle basi sulla quale è fondata la nostra fede certe cose non muteranno mai il fondamento del regno di Dio è sostenuto da una persona di nome Gesù Cristo e quello non, è, non cambia mai Dio è amore e questo non muterà mai Dio è misericordioso e questo non cambierà mai è come se oggi il Signore volesse ricordare a noi: adesso io desidero non solo restaurare il vostro rapporto con me, non solo voglio restaurare la vostra testimonianza, ma adesso voglio che voi ritorniate ai principi: non ascoltatemi bene ai principi di Dio, non alle tradizioni dell'uomo. Gesù è stato così lottato. Per aver fatto la differenza tra le cose che Dio aveva stabilito. Dove, dove trattava la natura di Dio, il carattere di Dio, chi ha visto me, ha visto mio padre. Egli è l'Eterno, egli non cambia, non muta. E per questo lo stesso, Gesù è lo stesso ieri, oggi è in eterno e Lui non muta, egli non cambia, il suo carattere non cambia, egli non muta. Le tradizioni invece sono le cose a cui si aggrappa l'uomo. E sento dire: Ma noi dobbiamo ritornare, a un. come scorda? Ritornare dove? Dove vuoi ritornare? 102 che dice avanti, io vo. Non parete, andiamo avanti, fratelli. Il Signore ci chiama ad andare sempre avanti portandoci il fondamento della nostra fede che non deve essere mai ignorata. A volte perché diciamo che Dio è amore o che Dio perdona, abbiamo così... Abbiamo ricevuto la grazia di Dio, quanti di noi abbiamo veramente ricevuto la grazia di Dio, il favore non meritato di Dio, quanti di noi l'abbiamo ricevuto e siamo contenti della grazia di Dio? Diciamo la grazia sua ci basta. Ma la grazia di Dio non è una scusa per vivere o continuare a vivere nell'errore o peccare. Il Signore dice, io voglio restaurare i miei principi nella vita dei miei figli, perché i miei figli si sono allontanati dai, dai, da quei principi che fa della loro vita una vera, un vero esempio di chi il Signore è. Ascoltatemi. Qualcuno magari può dire, io non vivo secondo la legge. E saremmo tutti pronti a dire, io vivo sotto la grazia di Dio. Quanti di noi crediamo alla grazia di Dio? Non, non fraintendetemi, ok? Sto facendo un'illustrazione. La grazia di Dio è quel favore non meritato, ok? Che abbiamo ricevuto gratuitamente. Non abbiamo dovuto pagare, non ci, eh, non ci siamo dovuti sforzare, non c'è voluto un sacrificio da parte nostra, niente. C'è stato solo bisogno di ricevere quello che gratuitamente ci veniva offerto. Meraviglioso. Adesso che abbiamo la grazia di Dio, Pensiamo a volte di aver ricevuto la licenza o il permesso di vivere come vogliamo. Il Signore vuole ricordarci. Non è che la grazia non sia grat gratuita, ma che il ricordo del prezzo ricevi per creare questo, questa grazia o per favorirci con questa grazia il grande prezzo che è stato pagato che non sia ignorato o preso a casaccio super, in maniera superficiale da nessuno ci sentiamo liberi abbiamo detto libertà è libera il Signore sì ci ha dato libertà amen ci ha dato libertà dalle tradizioni dell'uomo, quanti siamo grati a Dio per questo, ma non ci ha dato libertà di allontanarci dai suoi principi. Uh, dimmi tu, anzi lo dico io, Gesù ha detto chi non perdona non sarà perdonato, ok? Poi è venuta la grazia di Dio. Sotto la legge era così perché tu devi fare qualcosa per ricevere qualcosa. Okay? Nel Nuovo Testamento, quando si tratta di grazia e di perdono, Paolo disse queste parole: perdonate come Dio in Cristo ha già perdonato voi. Il perdono noi l'abbiamo ricevuto già duemila anni fa, ci abbiamo creduto. E questa è, questo è il vecchio comandamento che Giovanni ci ricorda. Io vi, 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 vi voglio ricordare di un vecchio comandamento, vi do un vecchio comandamento, cioè è la parola che avete udito sin dal principio. Non dimenticate che la grazia di Dio riguarda un sacrificio dove c'è stato un sangue versato di un innocente agnello di Dio che ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per tutti noi. Non è una licenza per fare ciò che vogliamo, anzi è una responsabilità che noi adesso abbiamo di dire Signore. Quando noi diciamo di amare Dio, noi amiamo il Signore. Però se dobbiamo fare qualcosa, tanto Lui, lui ci perdona. E quando lo Spirito Santo viene e ti dice: Ah, 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 no, perché te lo dice? Tanto lo Spirito Santo, se già sa che il Padre ti ha perdonato duemila anni fa. Perché ti responsabilizza? Perché oggi lo, lavora attraverso la tua coscienza e ti dice ah, ah, no, non fare quella strada, no, no, non dire quella cosa, ah, eh, ti metti nei guai. Oppure cerca di frenarti, non andare in quel luogo perché sa cosa succederà in quel luogo. Cerca in tutti i modi di frenarci, di mettere un freno alla nostra lingua. Ma se viviamo sotto la grazia, che cosa significa? Possiamo dire tutto quello che vogliamo quando ci sentiamo di dirlo e lo diciamo a chiunque, non importa se feriamo qualcuno. E io vi dico che il Signore stasera sta dicendo, io voglio restaurare i vecchi principi, questo è il vecchio comandamento, non è ovelunta testa. non sono i scappi che, non sono gli a non sono chiste, non ma sono, sono i principi di Dio che governano il cuore dei credenti e che dice all'alto credente tu sei mio figlio rappresentami bene perché tu sei un, un ambasciatore per il mio nome la responsabilità la responsabilità che abbiamo davanti a Dio è quello di onorare la sua parola cosa dice nella sua parola non è un fattore di salvezza la religiosità dice ah se fai questo 90 un fenno La scuola biblica ho insegnato che la legge ti dice non dire falsa testimonianza, cioè non imbrogliare, ma non sono i dieci comandamenti, non è, non è uno dei dieci comandamenti il motivo per cui io non dico menzogne, bugie, non dico bugie perché amo il Signore e non voglio ferire il Suo cuore. Perché il, sotto la legge potevi avere qualsiasi motivazione volevi, ma sotto la grazia la motivazione è l'amore che si ha per Dio. Perché fai la Sua volontà? E perché leggi la Sua parola? E perché preghi? E perché ti metti in comunione con Lui? Perché lo... Ami. Cos'è il vecchio comandamento? Il vecchio comandamento è ricordati dei, quei, di quei principi che all'inizio della tua conversione al Signore hanno cambiato, hanno toccato il tuo cuore. E il Signore dice, ritornate al vostro primo amore. Perché anche i figlioli di Dio... Osì, questi sono dice: Vorrei che voi foste o oh, oh, freddi o oh, caldi. Ma invece siete tiepidi e tiepidezza è prodotta dal, dalla, dal, uh, dalla superficialità, dal disinteresse. Tanto il Signore vuole bene a me, tanto il Signore guarda, io lo so, Dio è amore È come amore. Ma principalmente perché è amore, io scelgo di amare. È un Dio misericordioso. Per questo io scelgo di essere misericordioso. Gesù mi ha insegnato la mansuetudine. Per questo io scelgo la mansuetudine. Sono scelte perché ordino la mia condotta, perché come dice Paolo in Tessalonecesi capitolo 4, dice, cioè a motivo di quelli di fuori, abbiate una buona condotta verso quelli di fuori perché sono quelli di fuori. Qual è la tua testimonianza? Che tu parli della grazia di Dio, elogi la grazia di Dio, innalzi il sacrificio di Cristo. E poi davanti a loro vivi come una bestemmia. Perdonatemi. Come, cosa voglio dire? Come una bestemmia. È come se le vostre parole, le vostre azioni non fossero congruenti con il Vangelo che tu vuoi predicare e annunciare agli altri. Alleluia. Noi siamo uomini e donne di fede. Amen. Non c'è nulla di male avere paura. Non c'è niente di male. Ma come cristiani non credete che non rappresenta bene il Signore quando noi agiamo con paura? Perché non ci alleniamo a vivere per fede invece di vivere per la paura? Non è un carattere del nostro Padre. Papà, il padre non sa che cos'è la paura. Certo, non scantiamo. A volte. Ma le cose le facciamo con tutto scanto. Le facciamo ugualmente. Cosa facciamo? Cosa stiamo decidendo in quel momento? Stiamo decidendo che è la fede che deve vincere e non la paura. Questo... Non è un comandamento nuovo, questo è un comandamento vecchio: la fede deve sempre primeggiare nella vita dei credenti: fede, speranza, carità. Diciamolo insieme: fede, speranza, carità o amore. Questi sono gli ingredienti, gli ingredienti che compongono i figlioli di Dio. Ma la più grande di questo è amore, è il carattere del padre. Molti vanno in giro cercando cosa non fare. Guardano gli altri cristiani, diciamo I manero, canto di maniera, guarda, io non ho problema col cantico. Ho il problema con la tradizione. E non confondiamo queste due cose. Dio è un Dio che mai muta, è lo stesso e non muta mai, vero? E invece fa cose nuove del continuo. Significa che cambia. Cambia. Cambia rotta. Cambia modi. Cambia il suo modo di trattare con i suoi figli. Quanti potete attestare che il Signore una volta vi trattava di un certo modo, adesso vi tratta perché adesso siete cresciuti? Quando avevi due anni ti trattava come uno, un, un bambino di due anni e poi hai fatto eh, eh, quattro anni, cinque anni, dieci anni, ha cambiato il modo perché adesso si aspetta molta più responsabilità dalla tua vita. Fino a quanto sei grande. Quando cresci, non ti prenderà sempre in braccio. Queste sono le cose che io rigetto. Il rifiuto di voler crescere. Rifiutare di voler crescere. Rifiutare di voler progredire, avanzare. Rifiutarsi di continuare a fiorire nel campo di Dio. Preferiamo essere coccolati come i bambini. Cristiani che rimangono in quella condizione, purtroppo, rimarranno sempre in balia delle onde di una vita che gli presenta del continuo incognite, domande, perplessità. E non sapranno mai come risolverle. Ma chi cammina con integrità davanti al Signore, la Scrittura dice, cammina al sicuro. Io desidero camminare al sicuro, cioè io voglio camminare con il Signore. Se il Signore vuole che io cresce, io devo crescere. Dice alla persona Cate, bisogna crescere. È tempo non di ritornare, ascoltatemi. Non è tempo di ritornare alle vecchie maniere. Paolo dice: Quando ero bambino agivo come un bambino, agivo, non continuo ad agire come un bambino. Io, quando ero bambino, agivo da bambino, ma ora che sono grande, io mi aspetto da me stesso, io mi aspetto di agire adesso come un uomo, perché sono cresciuto. Cosa dice Paolo? Sto per finire. Cosa dice Paolo? Dice: a quest'ora dovreste mangiare carne, ma ancora bevreste un latte. Un rimprovero? Sì, forse un rimprovero. Ma ascoltatemi. Vi do un vecchio comandamento: il Signore desidera restaurare i principi basilari del cristianesimo nella nostra vita. È tempo di riparare quella porta vecchia. Le cose principali della nostra vita, Dio desidera restaurarle perché non può costruire sulla tua vita se tu non accetti o ricevi o... Ancora una volta, fai rivivere dentro di te tutti quei principi basilari che ti hanno sostenuto fino a questo giorno. Non ignorarli più. Alziamoci in piedi. Padre, ti ringraziamo. E tu vuoi restaurare il nostro rapporto con te? Tu vuoi restaurare la nostra testimonianza, la porta dei pesci? Adesso vuoi restaurare anche la porta vecchia? Padre, liberaci dal pregiudizio, da movimenti passati. Signore, fa come Davide quando aveva anche l'occasione di uccidere Saul, il re Saul. Non lo fece perché ancora considerò l'unzione che c'era su una generazione precedente. Rimase al suo posto, dice: Mi guarderei bene. Avevo l'occasione di farlo, ma so che è il Signore a portarmi avanti e quindi rimango nella mia integrità. Signore, fa che ognuno di noi possa guardare, Signore, questi movimenti passati e dire: Signore, grazie per loro, perché attraverso loro tu ci hai portati fin qui. Grazie, Padre, perché. È questo vecchio, vecchio comandamento che oggi tu ci ricordi, dei tuoi principi, quello di amare il nostro prossimo, di amare i fratelli, e quello di dare la nostra vita per la tua causa, che all'inizio della nostra conversione alcuni hanno anche giurato di fare, hanno fatto dei voti al Signore, ma poi si sono distaccati separati anche da questi propositi, nobili per quanto fossero. Eppure, Signore, tu vuoi restaurare la gioia ai tuoi figli. E la gioia sarà restaurata quando i tuoi figli veramente prenderanno a cuore il vecchio comandamento, i tuoi principi. Grazie, Padre. Noi ci allontaniamo da uno spirito farisaico ci allontaniamo anzi noi ripudiamo lo spirito farisaico rigettiamo e allontaniamo da noi quello spirito facciamo spazio alla tua grazia insieme alla responsabilità di mantenere vivi noi tutti i tuoi principi fondamentali Grazie di tutto Padre, benedici il tuo popolo ora e sempre e il popolo di Dio dice Amen. 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 Dio vi strabenedica.